Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, come va, come state? Benvenuti su Milo Cloud Gaming, parliamo di GeForce Now, si è appena concluso il CES, il CES, sono state presentate novità che abbiamo già trattato nell'altro video che vi invito a vedere. Oggi però parliamo di nuovi giochi, ieri è stato giovedì, sì, perché sto registrando di venerdì, e quindi sono stati aggiunti per l'appunto nuovi titoli. Il catalogo GeForce Now si espande sempre di più, sappiamo che dovranno arrivare Diablo 4, Overwatch 2, Star Rail, Exo Primal, Pax Day questa primavera, che sembra essere molto promettente come MMO, Survival, quindi insomma non mi ricordo se c'era qualcos'altro, ma tanti nuovi giochi. Vediamo però quelli che si sono aggiunti, che sono anche questi veramente dei titoloni. Quindi abbiamo, come vedete sul PC Game Pass, abbiamo praticamente Zombie Army 4, che io ho provato, è abbastanza divertente. No, se vede i giochi proprio dove a testa bassa fai fuori orde di nemici, se non ricordo male, sì, però non l'ho mai, no, questo sì, questo l'ho provato, scusate se mi stavo confondendo, vabbè, niente, lasciate stare l'età. E quindi ce l'abbiamo su Epic Game Store, Steam e Xbox, quindi fantastico. E abbiamo, ragazzi, incredibile, Assassin's Creed Valhalla. Ora però mi è venuto un piccolo dubbio su Assassin's Creed Valhalla, perché c'è sotto PC Game Pass, ma so che c'è sul Game Pass, lo so per certo, però non c'è l'opzione Xbox, quindi non capisco cosa intende. Forse lo si deve utilizzare tramite Ubisoft Connect, perché sapete, no, tramite Ubisoft sul Game Pass, non so che giro particolare fa, però comunque sia Assassin's Creed Valhalla, se non l'avete giocato finora, è il momento di farlo, non avete proprio più scuse, è un bel Assassin's Creed, tutto sommato. Sicuramente ci farò un video, perché mi interessa vederlo, perché quando lo giocai, giocare al day one, mi interessa vederlo ovviamente sparato al massimo con GeForce Now Ultimate, quindi sicuramente faremo un video e ce lo vedremo insieme. Tunic, giochino molto molto divertente, che ho sempre guardato ma non ho mai avuto il tempo di giocarlo, però ricordo che ebbe molto successo, quindi anche qui abbiamo Epic Game Store, Steam e Xbox, assolutamente da giocare. E non so, a me questi giochini, raga, piacciono. Certo, non c'è bisogno di forse di GeForce Now per giocare questo gioco, però sicuramente possiamo godercelo a dettagli massimi e comunque sempre al top, no? E poi cosa abbiamo? Abbiamo novità, questo sempre su GFN, Turbo Golf Racing. Vabbè, penso che io non lo conosco, sono sincero, però suppongo che sia, no, vogliamo leggere. Allora, Turbo Golf Racing è un frenetico gioco arcade sportivo, guida automobili e spingi, una specie di Rocket League, però si gioca a golf. Guida automobili e spingi il turbo per colpire la tua pallina gigante in una gara adrenalinica dove dovrai battere gli amici fino al traguardo. Ok. Sfida gli avversari e sfreccia il traguardo. Non devi far buca allora, come nel golf. Ti diamo il benvenuto nel futuro degli sport di guida. Vivi l'entusiasmo delle corse adrenaliniche in stile arcade mentre giochi a golf, appunto, con gli amici in un modo mai visto prima d'ora. Salta, capovolgiti, plana e sfreccia a bordo di auto super potenziate e metti per primo la palla in buca, appunto, quindi l'avevo detto. 8 giocatori online, eccetera, eccetera. Beh, sicuramente, ragazzi, questo gli amici sarà straordinario. Potremmo, no, ottieni, quindi non è un free to play,
Però se c'è sul Game Pass, potremmo magari organizzare una serata e ci massacriamo tutti quanti insieme. Poi, cosa abbiamo più invece? Su GFN Tuesday, quindi questo non c'entra con il Game Pass, abbiamo War Hospital, di cui ho letto veramente una recensione molto particolare. Esistono quei giochi molto molto sentiti dove le decisioni che prendete a volte sono durissime e ti mettono veramente a dura prova. Mi piacerebbe provarlo, questo però lo leggiamo. Quando un proiettile colpisce il suo bersaglio ha inizio una nuova battaglia, una battaglia per la vita, una battaglia per l'anima. È l'anno 1918, quindi prima guerra mondiale. Sei il Major Harry Wells, un medico di guerra britannico in persona, nuovamente arruolato e catapultato nell'incubo della Prima Guerra Mondiale. A corto di personale e di rifornimenti, sarai tu l'ultimo baluardo di speranza per i tantissimi soldati che combattono sul fronte francese. Cura terribili ferite di guerra, quindi praticamente bisogna prendere a volte decisioni, da quello che ho letto nella recensione, su chi curare o magari chi non curare e ovviamente no, lasciarlo in balia di se stesso. Quindi sono veramente delle scelte morali molto molto dure da prendere, da quello che ho capito. Cura terribili ferite di guerra nei panni di un comandante di un ospedale da campo, costruisce una struttura per guarire mentre i proiettili nemici ti fischiano vicino alle orecchie. Usa attrezzature originali della Grande Guerra e guarda come evolvono gli strumenti e le tue competenze. Molto interessante, sono veramente, vorrei giocarlo. Le tue scelte lasceranno un'impronta indelebile, eccolo qua appunto. Costruisci una micro community di medici e di soldati sopravvissuti, accendi un barlume di speranza nella tua squadra e nei soldati, riporta un pizzico di normalità proponendo periodi di tregua, partecipa a un gioco di guerra che celebra la vita, non la morte. Fantastico. In mezzo alle difficoltà si nascondono le opportunità. Albert Einstein. Insomma ragazzi, sicuramente un titolo molto molto particolare, per palati molto fini, sicuramente anche di nicchia, però va assolutamente giocato. Abbiamo anche GeForce, di nuovo Assassin's Creed Valhalla, ma questo l'abbiamo già visto. Abbiamo questo qui, Jacked, del sempre THQ, sempre, vabbè, niente, THQ Nordic, multiplayer online, anche questa, azione, simulatori di guida, sport gratis per giocare, quindi credo che sia un free to play, si può fare tranquillamente, volendo con gli amici, sicuramente sarà divertente. Abbiamo questo Railgrade, non lo conosco, sono sincero, questo è un simulatore di treni, molto interessante, Epic Games addirittura. Costruisci intricate reti ferroviarie, avrei un amico che impazzirebbe per questo, e usa la potenza dei treni, anzi più di un amico, un paio come minimo, per collegare industrie fondamentali alle risorse di cui necessitano. Gestisci le risorse e la resa per ottimizzare la produzione, crea filiere efficienti usando binari multivello e tanti tipi di motori, tutti diversi. Beh, interessante sicuramente, però non so perché, per gli appassionati. Poi abbiamo un survival game in accesso anticipato e che ho visto anche su Steam, ha questa grafica molto particolare perché ricorda un po', no, i fumetti, quindi in cel shading, e non lo so, è in accesso anticipato, costa anche poco, mi piacerebbe dargli un'occhiata, perché azione, avventura, indie, giochi di ruolo, simulazione, strategia. Non so, sono interessante. Sembra anche, quindi non è un survival vero e proprio, però sembra, almeno su Steam, da quello che ho visto. Non lo so, magari vediamo, si sta sviluppando bene. Chi può dirlo? Poi cosa abbiamo più? Vabbè, Talos 2, azione avventura puzzle, per chi ama i rompicapo, io potrei impazzirci ragazzi su sta roba qui. Dunque, cosa abbiamo di nuovo? Vabbè, Turbo Golf Racing l'abbiamo visto, Tunic l'abbiamo visto, Zombie Army 4 l'abbiamo visto, e come in ultimo c'è Witchit, quindi voglio dire, ragazzi, di giochi ce n'è veramente per tutti i gusti e se siete interessati, io sicuramente un'occhiata a Assassin's Creed Valhalla la darei. Tunic
lo guarderei se si ha anche il Game Pass, ma penso non costi neanche poi tanto. E sicuramente, sicuramente, se vogliamo fare qualcosa di particolare, War Hospital lo terrei d'occhio. Dunque, questo è quanto per i nuovi giochi arrivati su GeForce Now. Ora aspetteremo anche quelli di Boosteroid, vediamo che cosa ci dicono. E niente, mi sono arrivate anche le cuffie nuove, ragazzi. Vi ricordo che se non volete, al momento sono purtroppo esauri ancora sold out gli abbonamenti da un mese, sia per il piano Priority sia per quello Ultimate. Però per provarlo, sicuramente il mio consiglio è quello di aspettare febbraio, dove introdurranno il Day Pass, che a monte ovviamente di un prezzo anche un po' secondo me elevato, potete però provare il servizio di Nvidia e lì ovviamente decidere che cosa fare, se ovviamente poi iscrivervi, pagare l'abbonamento oppure no. Insomma, questo poi dipenderà da voi. Intanto, ripeto, spero che esca anche il 4K su Boosteroid, al quale poi dedicherò anche un video. Ma qui abbiamo parlato dei nuovi titoli di GeForce Now e niente, questo è quanto, ragazzi. Io vi invito sempre a lasciare un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina così restate sempre notificati e aggiornati. E grazie, grazie di cuore per il supporto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!